Motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Pisa, 11 novembre ore 19:20, Cinema Caffè Lanteri. Titolo del film The Land of Dreams. Quando i sogni sono desideri che diventano realtà. Il film è di genere musical fiabesco, dura 1 ora e 50 minuti ed in questo cinema è stato proiettato senza interruzione con visione widescreen. Eva fa la lavapiatti al Choo Choo Train, dove sogna di cantare. L'incontro con Ernie, reduce della Prima Guerra Mondiale, pur con dei problemi, ha il potere di renderlo reale. Pregi, film italiano prodotto da Rai Cinema in cooperazione con il Belgio, dove il regista Nicola Abbatangelo si reca negli Stati Uniti per realizzarlo e far credere nei sogni, e forse questo film era proprio un suo sogno che adesso è diventato realtà, e lo fa col cuore, con la musica e con sentimento. Un ottimo cast tutto italiano, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Edoardo Pesce, Mariana Rocco, che non si adegua ma diventa parte dei personaggi interpretati e che non hanno nulla da invidiare ai colossi musicali hollywoodiani che siamo abituati a vedere e di cui la stessa Mecca del cinema può esserne invidiosa. Gli attori infatti ballano, recitano e cantano in inglese, dove le canzoni sono tutte sottotitolate ma piene di un grande significato. Un musical con tanti sprazzi di fantasy e di fiaba, perché si riesce a tenere in vita sogni e soggetti che si amano e si vuole bene. La classica location, canzoni, coreografie, amore e lo stesso make-up dentro una New York anni 20 in piena depressione economica e durante l'immigrazione per raggiungere il sogno americano sono più che perfette. Tutti i requisiti giusti al punto giusto, tanto che si esce dalla sala con la voglia di rivederlo. È il miglior musical italiano dopo Amore e Malavita dei fratelli Bros. Difetti del film nessuno, ma se durava una ventina di minuti in più era tutto da guadagnare. Giudizio finale, il film è magnifico e meraviglioso, i soldi del biglietto sono ben spesi, dunque andate al cinema a vederlo e soprattutto a sognare. Anche questo è cinema. Il cinema è contro la guerra. Viva il cinema! Avete ascoltato le recensioni cinematografiche del Ganzino.